Good Morning Genova. Nella sua storia Genova ha svolto un ruolo importantissimo anche per la formazione e per la costruzione, diciamo, non solo di una marineria italiana, ma anche del personale che è legato sostanzialmente a questa storia di mare, che è la grande storia genovese. È nella storia famosa la serie degli ammiragli genovesi, quali arrivano fino a tempi recentissimi, poi, non proprio gli ultimissimi tempi, però essendo questo un porto, il porto principale del Mediterraneo, ha avuto sempre una formazione di eccellenza per tutte le cose che riguardavano il mare. Quindi nel Medioevo noi abbiamo una serie di personaggi e di corone che si servono appunto della perizia e della capacità di questi uomini di mare, quali noi troviamo già nel 200 essere ammiragli sia del Regno di Castiglia sia della Francia, come è Benedetto Zaccaria e altri personaggi come lui, sia della corona portoghese all'inizio del 300, addirittura fondando la marineria portoghese, come è Emanuele Pessanio nel 1317. Sono tutte prese singolarmente storie molto belle, devo dire, perché si costruiscono intorno a queste persone anche dei beni, anche delle presenze. Se uno va a Lisbona, per esempio, va nella piazza dell'Ammiraglio, quella era la piazza della dinastia degli ammiragli genovesi. Insomma, c'è tutta una storia molto bella. Se uno segue Benedetto Zaccaria nelle sue peregrinazioni tra la Castiglia, la Francia e Bisanzio, trova un personaggio molto strano, un grande stratega navale, per esempio, che ha vinto diverse battaglie. Poi lo stesso Federico II, imperatore, nella prima parte del 200, aveva tra i suoi ammiragli dei De Mari, degli Spinola, cioè degli ammiragli genovesi. Poi anche la corona d'Ungheria li ha avuti. E poi possiamo anche, facendo un salto, arrivare a Andrea Doria, che è stato il grande ammiraglio del Mediterraneo, appunto, di Carlo V. Ma la storia non finisce qui, perché questi uomini portavano anche la loro competenza, prima di tutto, ma anche i loro uomini, le loro navi. Cioè, era tutta un'operazione anche di carattere economico, tutto sommato molto interessante. E la perizia però resta, indipendentemente dal ruolo che poi la città assume nel tempo e nella sua storia. E quindi noi troviamo alla formazione del Regno d'Italia, per esempio, i ministri della Marina, il primo ministro della Marina, una buona parte sono genovesi o liguri e si ritrovano nelle zone genovesi, anche Calatabettola, non so, tutti queste in realtà portano i nomi, Canevaro, eccetera. Non solo, facevano anche operazioni, e l'hanno fatta in America, per esempio Canevaro, di costruzioni, di messa a punto di vere e proprie flotte per gli altri. Quindi la perizia dei genovesi era notissima e è una storia che comincia con la grande storia, tutto sommato, di Genova, del comune genovese, passa attraverso tutta l'età medievale, perché non c'è. Ce ne sono in tutti i secoli con delle caratteristiche specifiche legate a quel momento per arrivare fino praticamente all'Unità d'Italia e post-Unità d'Italia. Quindi si può fare una storia degli ammiragli genovesi, qualcuno l'ha fatta un po', ed è una storia singolarmente interessante, ma anche come struttura, diciamo, di una cultura, di una civiltà, un elemento fondante della nostra identità.